vi sarete mai posti la domanda: sì, ma io in che cosa preesisto? Come posso arrivare a capire che è vero? Ebbene, si può arrivare a capirlo da una verità incontestabile, che 1 uguale a 10 decimi. Vediamo cosa succede quando tutto è unitario proprio in questo modo. 1 uguale a 10 decimi. 1 è uguale a 10 elevato a 0, mentre 10 decimi sono 10, ossia 10 elevato a più 1 per 10 elevato a meno 1, che è uguale ai decimi. Ebbene, tutto è in potenza e è in atto. È in potenza nella forma 10 elevato a 0, è in atto nel prodotto tra i due 10 opposti, uno 10 e l'altro 10 elevato a meno 1. Ebbene, quando è in atto in questi due modi opposti, che in sostanza sono quelli dell'1 e dello 0, allora esiste, secondo una perenne divisione, in 1 e 0, che sono i numeri che usiamo nelle stringhe di ordini digitali. Si determina un sistema probabilistico che contiene tutte le probabilità, e lo vediamo conformato in 4 tempi, ossia in 4 righe, come una serie di 8 1 rossi e di 8 0, che poi si dividono sempre per 2 per 2 per 2 fino a risolversi nella serie più semplice 1 0 1 0 1 0 nell'ultima riga. Ebbene, in 4 tempi ci sono 16 diverse file di ordine digitali, e sono proprio quanto l'indice 16 che esiste nella dimensione 10 alla 16 della C2. Sono anche i 16 quantitativi della carica elettrica. Sono anche le 16 unità dell'unità atomica. Ora, in tempi infiniti, cioè andando ben oltre quei 4 tempi elementari, ci sono infinite stringhe di ordini digitali, e ogni reale DVD organizzato nello stesso modo digitale che rappresenti la riproduzione della vita reale esisterebbe, perché questo è il sistema che comprende tutto quanto il possibile. Ebbene, questo è ciò che preesiste a noi, è il sistema integrale di tutto il possibile, e noi lo chiamiamo Dio. Tale sistema assoluto preesiste a noi, che siamo osservatori e anime interpreti della stringa di ordini concessa a noi attori, che solo mettiamo in atto il sistema integrale. Quindi noi siamo incaricati da Dio come anime animatrici del suo disegno, del suo infinito disegno. Quindi quello che ci precede è quel disegno attuato per singoli tempi, e noi siamo inseriti tutti quanti nella temporizzazione esatta, coeva per tutti, di questo disegno. Come mai tutti quanti stiamo vedendo lo stesso presente? Come fa il tempo ad avanzare uguale per tutti? La risposta piuttosto sorprendente è che noi sembriamo anime singole, ma siamo invece tutte anime partecipi di una unica anima che ha assunto la croce relativa, mettendosi
nella singola interpretazione di ogni singolo personaggio come un figlio dell'assoluto. Quindi in ciascuno di noi c'è lo stesso tempo di osservazione, perché siamo i differenti punti di vista momentanei di una unica visione generale legata alla visione di Dio. E noi, anime di Dio, rappresentiamo il modo reale per Dio di essere onnipotente, in quanto Dio assume la croce singola di ogni singolo personaggio possibile e immaginabile, assumendo una di quelle stringhe che esistono, e sulla base della vita comandata da quegli ordini, nel massimo della libertà dello spirito, ogni Dio figlio è chiamato a idealizzare in se stesso il Dio padre che risolve il problema, diciamo così, il Deus ex machina della propria condizione personale, quell'insieme di valori ideali che tengano conto, naturalmente, solo delle condizioni personali avute. Di conseguenza, ogni Dio sceso nel relativo, in un figlio relativo, gli delega, nella massima libertà dello spirito, di eleggere il suo Dio relativo. Sarà poi l'integrazione di tutti i possibili Dio relativi, possibili e immaginabili, a essere la risposta assoluta e integrale che Dio dà, tenendo in debito conto quanto ciascuno ha realmente avuto, perché chi non ha avuto benessere non può essere posto sullo stesso livello di chi lo ha avuto assegnato nella sua vita. La giustizia non può essere uguale per tutti, e Dio la rende divinamente uguale per tutti proprio perché l'assegna a se stesso, e fidandosi di se stesso come di suo figlio, sa bene che ha affidato il giudizio del caso singolo a un ente valido. Ciascuno di noi è anima valida di Dio, è il buon seme che mai diventerà zizzania se un maligno ha disseminato nell'orto un personaggio pieno di zizzania con il quale l'anima è chiamata a confrontarsi, resa più o meno soffocata dalla zizzania, ma intanto libera di potersi comportare in perfetta libertà, seppure nel vincolo di questo male relativo. Ma il bello veramente strepitoso di Dio è che così facendo non organizza il farsi del bene e il farsi del male, tanto che allora Dio sarebbe colpevolizzabile. Dico, ma come? Tu accetti che si faccia il male? No, Dio parte da tutto il progetto già definito e lo devolve, lo fa rientrare tutto in potenza, annullandolo. Dio non fa tutto il bene e tutto il male anche, che è visto e deciso da Lui nell'esistenza, ma lo disfa, lo richiama a sé, lo riporta nel suo unico punto in cui tutto esiste in potenza. Così facendo, salva l'uomo dalla veste reale e marcescibile per dargli una veste immarcescibile, eterna, che consenta a ciascuno di spaziare in tutto il possibile essere, che è un sistema infinito in un infinito universo, per trovarvi dentro tutto quello che piaccia allo spirito umano, ma dopo che ha assunto il suo carattere, ossia il suo Dio caratteristico,